Grazie Presidente. Gentile Ministra, le tecnologie di riconoscimento facciale sono sempre più diffuse, malgrado crescenti preoccupazioni circa la loro efficacia e i rischi che esse rappresentano per la privacy e i diritti civili. Una risoluzione del Parlamento europeo ha di recente invitato la Commissione europea a prendere in considerazione l'introduzione di una moratoria sull'utilizzo di tali tecnologie in luogo pubblico. La nostra Polizia di Stato da anni utilizza un sistema di riconoscimento immagini, SARI Enterprise. Secondo un'inchiesta della testata IRPIMedia, di cui sono venuto a conoscenza grazie a Stefano Quintarelli, il Ministero sarebbe intenzionato a sviluppare tali tecnologie sui migranti e ad estendere a tutti i cittadini il sistema SARI Real Time, sul quale pende da anni una richiesta di valutazione di impatto da parte del Garante per la Privacy, tuttora in attesa di risposta da parte del Viminale. Le chiedo, Ministra, se questo sia l'intendimento del suo dicastero, se non sia opportuno preventivamente rispondere ai rilievi del Garante e se non sia piuttosto il caso di una moratoria sul riconoscimento facciale in attesa di una migliore definizione della normativa a tutela dei diritti costituzionali dei cittadini. La ringrazio. La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha facoltà di rispondere. Prego. Signor Presidente, onorevoli deputati, come ricordato dagli onorevoli interroganti, il Ministero dell'Interno ha avviato un progetto finalizzato a introdurre un sistema automatico di riconoscimento immagini, SARI, allo scopo di garantire un efficace supporto alle attività istituzionali volte alla prevenzione e repressione dei reati e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il sistema SARI è costituito da due componenti indipendenti: la prima è denominata SARI Enterprise, la seconda SARI Real Time. SARI Enterprise è entrato in esercizio nel settembre 2018 a seguito del parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali. Consente di risalire all'identità di un individuo mediante il confronto di volti rispetto a una lista di candidati selezionati tra tutte le foto segnaletiche presenti nella banca dati AFIS di identificazione delle impronte digitali. Evidenzio che SARI Enterprise è un software che può essere utilizzato esclusivamente da operatori della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, previa specifica formazione e abilitazione. Le immagini sono acquisite sia dagli uffici di polizia che svolgono le indagini relative a un procedimento penale, sia dal Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale nell'ambito delle attività di specifica competenza. La seconda componente del software, cioè SARI Real Time, permette invece di acquisire e trasmettere flussi video in contesti operativi differenziati attraverso un sistema multitecnologico, qualora sia necessario confrontare in tempo reale immagini con i volti presenti in una determinata banca dati. Circa il profilo di tutela della riservatezza connessi alla componente Enterprise, l'autorità garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto che la stessa non realizzasse un trattamento nuovo di dati personali, bensì soltanto una nuova modalità di trattamento di dati biometrici effettuata nel rispetto delle regole stabilite dalla normativa in materia di tutela dei dati personali in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo del 2018 numero 51. Quanto alla seconda componente del sistema Real Time, sono tuttora in corso interlocuzioni con il Garante per la protezione dei dati personali, che aveva richiesto al Ministero dell'Interno una valutazione di impatto sulla privacy. Il Ministero dell'Interno ha riscontrato la richiesta, trasmettendo al Garante il proprio documento di valutazione, con il quale sono state poste in luce la specifica finalità del trattamento e le modalità di acquisizione, conservazione e cancellazione dei dati acquisiti. Preciso che, in attesa delle determinazioni della predetta autorità, la componente real time del sistema non è in uso. Il sistema SARI non è in uso nell'ambito delle attività della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere e non ha ambiti diversificati a seconda dei soggetti, cittadini italiani, migranti, eccetera, bensì è un sistema che a regime funzionerà in modo indifferenziato a supporto delle attività investigative. Grazie Presidente. Signor Ministro, dall'inizio della seconda ondata, oltre all'emergenza sanitaria ed economica, se n'è aggiunta un'altra di ordine pubblico, che ha come protagonisti in larga parte minorenni. Tra
Decine di giovanissimi, sia nelle grandi città come nei centri più piccoli, si rendono protagonisti di risse caratterizzate da incredibile violenza, armati anche di bastoni e coltelli. Come a Formia, il 16 febbraio scorso, uno di questi episodi è sfociato nell'omicidio del 17enne Romeo Bondanese, sul cui caso deve essere ancora fatta giustizia. I social network stanno diventando luoghi di programmazione degli scontri, scontri che poi sono filmati e diffusi sulle stesse piattaforme, come è accaduto qui a Roma nel Pincio. A Latina abbiamo inoltre assistito all'iniziativa di alcuni minorenni appartenenti a famiglie di un clan oggetto di recenti arresti per mafia, che sono arrivati a realizzare un video rap a sostegno degli arrestati per sfidare la polizia e dire che la città è cosa loro, che sono pronti a sparare e che lo spaccio è una via rapida per accumulare denaro. Un video che è rimasto per ore sulla piattaforma YouTube e ha lanciato un messaggio terribile. Purtroppo ai giovani sono venuti a mancare nell'ultimo anno a causa della pandemia luoghi e momenti di aggregazione, sfoghi più sani, e le conseguenze si stanno rivelando in tutta la loro pericolosità. Quindi le chiedo che iniziative intende adottare per porre un argine deciso a queste manifestazioni incontrollate di violenza gratuita, restituendo così serenità e sicurezza alle famiglie e ai cittadini. La Ministra dell'Interno, la Lamorgese, ha facoltà di rispondere. Prego. I recenti episodi richiamati dall'onorevole interrogante, tra cui il tragico evento avvenuto lo scorso 16 febbraio a Formia, che ha portato alla morte di un minorenne, presentano connotazioni diverse in quanto alcuni sono organizzati su piattaforme social, altri costituiscono eventi episodici legati a motivazioni estemporanee e a contesti locali. Per contrastare tali condotte, certamente del tutto inaccettabili, ma che al contempo denotano un disagio giovanile che sarebbe pericoloso trascurare, la risposta delle istituzioni non può limitarsi ad un intervento meramente repressivo, che pure è indispensabile. Ritengo infatti che un'efficace strategia di intervento debba basarsi sulla prevenzione, sulla promozione della cultura della legalità, che incentivi lo sviluppo di rapporti costruttivi e positivi tra coetanei anche nell'ambiente web, che nell'attuale fase pandemica risulta connotato da un aumento significativo di utenti. Soprattutto mi preme sottolineare che prevenzione e cultura della legalità richiedono forti sinergie tra istituzioni, mondo della scuola e famiglia. A tale obiettivo il Ministero dell'Interno, tramite la Polizia di Stato, contribuisce già da tempo, tra l'altro, con la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione sul corretto uso delle tecnologie, che si associano a consolidate iniziative di educazione alla legalità nelle scuole per diffondere tra i più giovani il valore del rispetto di se stessi e degli altri e per combattere l'esaltazione della violenza e la coltivazione di ideali distorti. Con specifico riguardo agli episodi avvenuti nel territorio di Latina, informo che il prefetto proprio oggi ha convocato una seduta del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica per analizzare le dinamiche del disagio sociale dei giovani, mettendo a fuoco possibili attività di prevenzione imperniate non solo sul potenziamento dei dispositivi di controllo dei luoghi di aggregazione, ma anche sul coinvolgimento e la collaborazione delle famiglie, della scuola e degli altri attori interessati, quali amministratori locali ed ASL. Quanto all'increscioso episodio del video rap pubblicato sulla piattaforma YouTube, che aveva come protagonisti dei giovani inneggianti alla violenza e all'esaltazione dell'illegalità come sistema di vita, la Polizia Postale ha ottenuto dalla società proprietaria della piattaforma la rimozione del video. Inoltre, dalla pubblicazione del video è stata avvisata l'autorità giudiziaria e sono tuttora in corso indagini condotte dalla squadra mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma. Assicuro che il Ministero dell'Interno continuerà a mantenere costante ed elevata l'attenzione sulle problematiche che sono state rappresentate dall'interrogante per adottare ogni efficace iniziativa per il contrasto del fenomeno in collaborazione con i diversi soggetti istituzionali competenti. Grazie Presidente, buon pomeriggio signor Ministro. Da un anno i cittadini italiani sono sottoposti a misure di contenimento del Covid. Sono chiusi in casa, i più fortunati devono comunque rientrare entro l'ora 22 in un delirio di colori tra il giallo e il rosso scuro. Nel frattempo, nei primi due mesi del 2021 abbiamo visto raddoppiare gli sbarchi, oltre 5.000 individui, noi chiusi in casa e i clandestini che sbarcano liberamente a migliaia sulle nostre coste. Attività chiuse, discoteche, ristoranti, palestre, scuole di danza, tutto il comparto del turismo, solo per citarne alcune, mentre gli altri
esperti sono preoccupati da tante varianti del virus, tra le quali anche quella nigeriana. Un danno calcolato in 41 miliardi soltanto per il comparto della ristorazione. Dall'altro lato, inchieste per accertare pagamenti di denaro alle ONG per il trasbordo dei clandestini alla nave italiana Mare Ionio. Ci chiediamo allora cosa vuol fare questo governo per fermarli, ammesso che voglia realmente fermarli. Grazie. La ministra dell'Interno Lamorgese ha facoltà di rispondere, prego. Gli onorevoli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intenda porre in essere per limitare il numero degli arrivi di migranti in Italia e fare in modo che sia tutelata la salute dei cittadini italiani e degli stessi migranti rispetto al pericolo di contagio per Covid-19. L'incremento degli arrivi di migranti, in particolare sulle coste siciliane, è determinato soprattutto dalla situazione pandemica che, in conseguenza dei suoi effetti sul piano socio-economico, continua a indebolire fortemente i sistemi nazionali già fragili dei paesi del Nord Africa, alimentando flussi migratori più intensi. Né può sottacersi la grave situazione politica che si registra in Libia, Tunisia e paesi di partenza dei flussi. Pertanto, sul raffronto dei dati concernenti gli arrivi nei primi due mesi del 2021 rispetto al periodo dell'anno precedente, pesa certamente la grave emergenza sanitaria in atto. Su un piano più generale va ribadito che il governo del fenomeno migratorio esige in maniera imprescindibile una forte collaborazione tra gli Stati membri dell'Unione Europea con i paesi terzi. È nota la posizione italiana, da me riferita in Parlamento in occasione di diverse audizioni, riguardo sia ai meccanismi solidaristici di redistribuzione di migranti, ritenuta da noi penalizzanti per gli Stati di primo approdo, sia la necessità che l'Unione Europea, anche tramite specifici partenariati, rafforzi il suo ruolo da protagonista nelle politiche di dialogo e sostegno ai paesi di origine e transito dei flussi, come anche nelle politiche di rimpatrio. Naturalmente tale posizione, ampiamente condivisa con gli Stati membri dell'area mediterranea, con cui è attivo da tempo un intenso confronto volto a definire una strategia comune, sarà fortemente sostenuta nel negoziato in corso concernente il nuovo patto per la migrazione e l'asilo, il cui ambizioso obiettivo è di superare il regolamento di Dublino. Relativamente ai rischi per la salute pubblica legata alla questione migratoria e all'emergenza pandemica, le misure in atto consentono l'efficace controllo sanitario dei migranti che subito dopo il loro arrivo vengono sottoposti a un primo screening epidemiologico tramite l'effettuazione di tampone rinofaringeo per poi essere sottoposti alla prescritta quarantena della durata di 14 giorni a bordo di navi su cui è attiva la collaborazione con la Croce Rossa italiana e sono allestite apposite zone destinate ai migranti risultati positivi al Covid. Si tratta di una soluzione logistica che consente di attuare le misure precauzionali di carattere sanitario, assicurando un'adeguata tutela dei territori e conseguentemente una tutela della salute pubblica delle comunità interessate. Quanto agli episodi che vengono citati dagli interroganti, precisato che sui fatti relativi al trasbordo di migranti sulla nave Mare Ionio sono in corso indagini da parte della Procura di Ragusa che potranno definire il quadro delle responsabilità, mi soffermo sulla situazione segnalata che si registra all'esterno dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli. Informo che si è verificato nel mese di novembre scorso il distacco a causa di forti raffiche di vento di alcuni pannelli della facciata dello stabile dove sono ospitati gli uffici, ciò che ha reso necessaria la chiusura di una porta d'accesso, determinando una situazione di temporaneo disagio per l'utenza. Al di là di questo episodio, sono attive comunque le misure organizzative necessarie a disciplinare l'accesso e il deflusso del pubblico in maniera ordinata, con la delimitazione di un'apposita area di 100 metri quadri, allo scopo di evitare proprio i rischi di assembramento e di conseguente contagio. Informo che per lo stesso ufficio è attivo dallo scorso mese di dicembre il sistema di prenotazione online che ha già consentito di snellire l'affluenza quotidiana di cittadini stranieri, mentre allo studio un analogo sistema anche per la consegna dei permessi di soggiorno.